dopo Arezzo città della musica, Arezzo città dell'oro, Arezzo città della cultura, anche Arezzo città del Natale, quindi divertimento, divertimento sano nella parte più bella di Arezzo, per richiamare in questa parte meravigliosa, suggestiva, aretini e non aretini a divertirsi, a passare bene le feste di Natale. Dai giochi di luce alle statue di ghiaccio al planetario, Arezzo diventa così la città del Natale. Siamo molto contenti perché è partita veramente bene, già questa mattina sul presto c'era tantissimi turisti in giro per Arezzo e stanno aumentando sempre più. La cosa positiva, abbiamo intervistato le persone, sono andati comunque a visitare i nostri musei, le nostre chiese, quindi l'obiettivo di portare gente per un'attività come quella natalizia, che è un po' fuori da una città d'arte, ma che poi la gente comunque visita le nostre bellezze, è il nostro obiettivo principale, sembra riuscito. Sino al 7 gennaio un ricco calendario di appuntamenti, dal Prato alla Fortezza sino a Corso Italia. Ad inaugurare la manifestazione quest'anno Christmas Ice, quattro artisti hanno infatti realizzato sorprendenti sculture di ghiaccio. Ma la luce è la vera protagonista di questa edizione grazie ad un originale percorso di installazioni. Abbiamo comunque lavorato più su installazioni artistiche, quindi che siano illuminazioni o siano degli oggetti illuminati, in modo che in questo modo tante foto più vengono fatte della città e viene ricondivisa sui social e tanto più facciamo quel famoso branding che la città ha bisogno. Cuore del progetto sarà Corso Italia, dove particolari proiezioni artistiche e architetturali si affiaccheranno alle più tradizionali luminarie. Autori di queste particolarissime installazioni, 10 giovani aretini, studenti del corso di grafica del liceo artistico Piero della Francesca. Anche questo è fare cultura, cominciare a prendere i ragazzi proprio da ragazzini e a fargli capire che con poco, mettendoci qualcosa del proprio cervello, si riesce a modificare in meglio un qualche cosa che non avrebbe forse nulla da dire, e questo è un modo per insegnare ai ragazzi che le cose si fanno con le mani, si fanno col cervello, un po' meno con internet.